Il 10 luglio 1976, una nube di tetracloro di benzoparadiossina investe la provincia di Milano. Muoiono animali, piante, persone. La contaminazione avrà effetti a lungo termine. La popolazione mondiale è di circa 4 miliardi di persone. The power to prevent birds is in your hand. Com'è vivere in una casa moderna? Il settore abitativo scommette sul futuro. Gustavo Roll scompatta la materia e manifesta poteri di telecinesi. Parlo una lingua ancora da creare. In questo film vi verranno mostrati degli ambienti, progettati dall'essere umano per consolidare un legame biunivoco fra individuo e abitazione. Un legame fertile e solitario che sviluppa pensiero e creatività. Con le giuste volumetrie, lo spazio di una casa moderna assume il ruolo di un'incubatrice o di una serra. L'individuo ha volume necessario per muoversi anche visivamente, oltre che fisicamente, e quindi mentalmente, e pensa in uno spazio vuoto, sgombro da oggetti personali. Parte 1. Penetriamo in questa dimensione fatta di silenziose prospettive, forme e linee. E lasciamo che il silenzio di questi ambienti permetta all'occhio di analizzare queste abitazioni vuote. Che la mente si concentri nell'immaginazione di vite a venire, che si svolgeranno in questi spazi ancora privi di vita umana. Il calcestruzzo, sversato in casseforme, fissa i limiti dello spazio a te assegnato per vivere e sognare. Parte 2. Una melodia musicale ci permette di intravedere nel futuro, nebuloso ed incerto, interferito da segnali caotici che sembrano provenire da un pianeta distante milioni di anni luce. Benevoli civiltà superiori forse ci osservano, attratte dal nostro sentire o dal nostro soffrire. Parte 2-3. La guerra, la difesa del proprio spazio vitale, la vedetta fortificata, in calcestruzzo armato, ma anche l'oggetto extraterrestre, precipitato dalla stratosfera. Il monolito domina la foresta selvaggia sottostante, come le altissime capanne Corvai in Nuova Guinea, alte 70 metri. Non c'è contatto tra l'uomo e la vegetazione sottostante, perché c'è un rapporto di dominio, di controllo. Dalle vetrate osserva come una sentinella. Stabili residenziali, di concezione brutalista. Volumi a pianta quadrata, suddivisi in ampi spazi signorili, di quasi 200 metri quadrati.
modulo in vetro e calcestruzzo. Interni vasti, freddi e imponenti, in cui predomina il monocromatismo. L'assenza di ornamenti rende gli spazi chiari e diretti. La luce penetra dalle vetrate, creando atmosfere eteree e sospese. L'espressione dell'architettura bergamasca post-guerra è ruvida e minimale. Le recenti unità abitative sono prive di stili o riferimenti con il passato. Esse sono come moduli di astronave atterrati su un pianeta vergine. Il viaggiatore scruta l'orizzonte del nuovo mondo tramite ampie vetrate luminose. Le linee strutturali che sfrecciano in ogni direzione sono come antenne puntate verso ogni angolo del creato, secondo assi sconosciuti, creando angolazioni che sembrano caotiche e casuali. Per un periodo limitato, in questo modulo vi soggiorna l'uomo lungo il viaggio della propria esistenza, deponendo, prima di lasciarlo, il grande bagaglio di ricordi, esperienze e conoscenza acquisita. Parte 4. Catastrofe ultravioletta. Siamo immersi nella fisica delle radiazioni. Un mare magnum popolato da infiniti sistemi e teorie, come quella del corpo nero, che prova i cambiamenti che la luce subisce nella sua energia. Gli effetti della curvatura spazio-temporale causata da un oggetto massiccio ricadono anche sui fotoni, causando il fenomeno della luce stanca. L'intensità della radiazione tende a crescere verso valori infiniti. Questa strada porta con certezza alla catastrofe ultravioletta. Questo fenomeno, legato all'effetto Doppler gravitazionale, influenza l'osservazione di oggetti lontani nell'universo. Parte 5. Cosmic Microwave Background. Radiazione cosmica di fondo. Un'immensa, quasi eterna, radiazione elettromagnetica permea l'intero universo. È la radiazione cosmica di fondo, generatasi dal Big Bang. Può essere osservata ancora oggi, poiché è ancora presente, ed è la storia dell'intero universo, sotto i nostri occhi. Essa è stata misurata e mappata con grande precisione da satelliti e osservatori. I confini della conoscenza umana si stanno espandendo o contraendo.
Parte 6. Oltre le forme. Spazi ampi e luminosi che richiamano la vita nelle caverne. Perpetuando il legame con le origini della nostra specie, in contrasto con il design moderno a linee curve dell'era spaziale. Parte 7. Elementi modulari. Sistemi ripetibili. Cicli. La modularità progressiva, che implica l'utilizzo di cicli circolari che possono essere combinati per creare diverse configurazioni, spinge l'unità abitativa nella sfera della fortezza, del bunker. La ruvida freddezza del calcestruzzo conferisce alle unità l'aspetto di cavò bancari, di rifugi antiatomici, di laboratori segreti. Abitante di questi spazi, immaginiamo l'individuo del futuro, silenzioso, solitario, estremamente razionale, osservatore distaccato con una muta empatia, non limitata ai propri simili, ma che comprende e abbraccia l'intera organizzazione dell'universo. I cicli seguono il corso del tempo. E il tempo dove va? Il suo scorrere è inesorabile, seppur deformandosi, poiché concatenato con lo spazio-tempo, resta unidirezionale e determina l'invecchiamento dell'universo. Ma ad un certo punto anche il tempo rallenta, fino a congelarsi per l'eternità, quando oltrepassa una linea proibita da cui nulla nell'universo fa più ritorno. È l'orizzonte degli eventi, il bordo di un buco nero che tutto richiama, tutto trascina, strappando materia alle galassie, inghiottendo la luce, mettendo in pausa il tempo per sempre. Al di là di questo, c'è una dimensione fatta di mistero, dove comandano leggi estreme, dove i valori raggiungono l'infinito, dove i concetti si sfaldano e la realtà perisce all'assurdo. Piegandosi, come un uomo che soccombe al potere naturale. È la singolarità gravitazionale, la frontiera della realtà conosciuta. Quale ruolo ha l'uomo in questo quadro, con il suo peso infinitesimale? Quel guizzo di vita che improvvisamente si accende ed esplode in una inspiegabile risata, in un atto gentile, in un flusso creativo. Che cosa è? Il tempo opera lentamente su di noi, poi ad un tratto precipita. E gli elementi che uniti ci hanno formato si disperdono nuovamente. Ma i nostri pensieri, i nostri desideri, le volontà, i sentimenti, cosa diventeranno? A chi apparterranno? Se una sonda setacciasse l'universo in cerca di un debole segnale umano, arriverebbe mai a fermarsi? Pianeta casa. Alla prossima puntata di Altra Civiltà Video.